sono il responsabile dell'ufficio regionale di censimento per il settimo censimento generale dell'agricoltura nella regione Sicilia. Mi chiamo Giuseppe Nobile e dirigo normalmente l'ufficio di statistica della regione. Per questa incombenza del censimento ovviamente ci raccordiamo con tutti i nostri colleghi del Dipartimento Agricoltura che si occupano di questa materia e delle statistiche agricole che sono attivi a livello anche periferico negli uffici della nostra regione. Il censimento è a cadenza decennale, questo quindi viene a cadere a 10 anni dal nostro censimento del 2010, di cui si occupò anche questo ufficio, e abbiamo avuto una partenza della rilevazione che è avvenuta il 7 gennaio e che diciamo ha avuto un avvio un po' lento e attualmente ci vede proseguire con qualche difficoltà. Il motivo di questa comunicazione che sto cercando di svolgere con tutti gli interessati è appunto di cercare di sollecitare la platea dei rispondenti. La rilevazione è partita il 7 gennaio, attualmente siamo a circa il 58% di esiti, diciamo, di risposta o di esiti negativi per quanto riguarda liste, aziende in lista che non erano esattamente nel campo di osservazione e quindi sono aziende da escludere. Questa realtà del 58% è purtroppo insufficiente ad assicurarci la piena copertura del censimento, quindi è importantissimo che tutti i rispondenti che ancora non hanno provveduto si affrettino a farla. La scadenza della rilevazione infatti è il 30 giugno, nel tempo che intercorre tra la data di oggi e il 30 giugno, sempre che non vi siano delle proroghe, tutti i rispondenti sono quindi sollecitati a provvedere. Le modalità sono di compilazione online del questionario da parte della singola azienda, oppure le risposte telefoniche da parte della società che fa le telefonate dall'Istat di Roma, o ancora la compilazione del questionario tramite gli uffici dei centri di assistenza agricola disseminati nella nostra isola. Noi abbiamo tutto l'interesse, vorrei dire, a tutti i rispondenti, a tutte le aziende agricole e a tutti gli agricoltori, anche dal punto di vista professionale, che popolano l'agricoltura siciliana, abbiamo tutto l'interesse a rispondere al censimento. Voi sapete benissimo, e comunque ve lo voglio ricordare, la Sicilia è la regione italiana che possiede la maggiore superficie agricola utilizzata. Siamo a circa 1.450.000 ettari e quindi all'11,5% della superficie agricola nazionale, e come numero di aziende siamo secondi soltanto alla Puglia. Quindi l'agricoltura da noi è una realtà molto consistente, sia in termini di fisici, quindi di territorio, sia anche in termini economici, e le trasformazioni che sono in corso nella nostra agricoltura sono di grande importanza e possono veramente procurare un forte reddito nel futuro, in corrispondenza delle trasformazioni che sono in atto e che potranno essere rafforzate dalla politica agricola comunitaria nei prossimi anni. Abbiamo come tendenze in atto quelle che sappiamo, gli ultimi dati e anche i numeri che vi ho dato prima erano relativi al 2016, il censimento dell'agricoltura si fa nel 2020 ma con il rinvio a un censimento che d'ora in poi sarà permanente, quindi non più decennale ma a cadenza più o meno triennale, e si svolgerà quindi su campioni molto larghi, non sull'universo, e comunque darà quella base informativa che richiede la politica agricola comunitaria. Deve essere chiaro questo nesso a tutti gli attori della vicenda agricola regionale. Il censimento serve per dare la base informativa alla politica agricola comunitaria, quindi per dare supporto alle decisioni che avverranno in sede nazionale e in sede europea per stimolare la produzione a livello territoriale, anche a livello regionale, per sostenere quelle trasformazioni che sono già in atto
e trasformazioni che riguardano la robustezza dell'azienda agricola, la disponibilità di mezzi, la possibilità di effettuare trasformazioni, la possibilità di coinvolgere la manodopera agricola di giovani, di donne in agricoltura, tenendo conto di tutti gli incentivi che ci sono in questa direzione, e la possibilità di affrontare con una certa forza economica anche le trasformazioni dei mercati e le innovazioni tecnologiche.